Ben ritrovati a un nuovo appuntamento di New Talent Music Radio TV su Radio Studio 7. Ci abbiamo oggi un ospite direttamente da Porto Recanati, classe 2001, quindi abbastanza giovane. Abbiamo con noi Antonio Agostinacchio. Ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao. Come stai? Tutto a posto? Molto bene. Oh, bene, bene. Allora, è un onore averti qua. Anche per come me è piacere. È stato sempre un onore avere ospiti nuovi ogni lunedì. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono scrivere e mandare messaggi al numero 334 20 91 229, quindi se avete qualche domanda per Antonio non c'è problemi, si può fare tranquillamente, basta che non siano cose sconce. Meglio di no. E ricordiamo inoltre che questa intervista andrà in onda sul canale 611 e web tv di Radio Studio 7 il giovedì alle ore 22, quindi ti vedrai pure in tv. Penso, addirittura. Penso, che cosa. Allora, senti, iniziamo a parlare un po' di te, dai. Chi è Antonio? Cosa fa nella sua vita privata, al di fuori della musica? Allora, al di fuori della musica studio, frequento il quarto linguistico e... Pesante? Si sta facendo sempre più pesante, diciamo. È abbastanza tosta. E se no faccio sport, perché faccio calcio ormai da molti anni. E penso questo sia il decimo, se non di più. E quindi niente, diciamo. Ma la scuola ti piace? Allora, preferisco magari altre cose, però diciamo è una cosa che serve, quindi ma bisogna farla. Come mai linguistico? Allora, perché le lingue, diciamo, sono importanti, soprattutto oggi in cui trovare lavoro è difficile, quindi sicuramente con le lingue c'è una marcia in più, secondo me. E quindi questo è il motivo principale, diciamo. Va, diciamo, pure a toccare un po' la musica a questo punto. Beh, sì, diciamo anche per il genere musicale, anche per le canzoni, diciamo, molte sono in lingua inglese, quindi sicuramente anche per questo. Sì, ormai il 90% ormai, esatto, quindi, esatto. Del genere. Che genere fai? Allora, io faccio, il genere che preferisco è l'house, però diciamo mi adatto in base alle circostanze che ci sono, ecco. Sono, diciamo, alla fine non hai problemi di suonare? No, posso fare anche anche il latino? Sì, posso farla, però diciamo non è il mio genere. È il genere preferito. Un po' più, esatto, diciamo amaro per, un po' per tutti, però esatto, però quando tocca si può fare, sì, esatto, bisogna farlo quando tocca. E pratichi calcio, quindi? Calcio, sì. E ti dà emozione? Sì, diciamo anni fa magari molto di più, sentivo molto più la partita, e anche perché ci fu un periodo in cui sono stato fermo per 2 anni, quindi diciamo quando ci fu il ritorno c'era molta più ansia prima delle partite. Ora diciamo è più una cosa che faccio molto più frequentemente, quindi c'è meno ansia, però è sempre una cosa che mi piace, la faccio con piacere. Ho capito. Ma invece quanti anni sono che hai questa passione per la musica? Allora, per la musica in generale molti, diciamo fin da quando ero piccolo. Ho sempre sentito musica di ogni genere. E invece la passione, proprio il fare il DJ, è nata 3 anni fa più o meno. E diciamo l'ambiente della notte, della discoteca mi è sempre piaciuto, anche prima che facessi il DJ, quindi è stata una cosa. La colpa più, di diciamo. Chi sarà mai? Allora, la colpa... Voglio sentire il nome, vediamo se è quello che penso io. Allora, sicuramente ha un po' influito il fatto che abbiamo un altro DJ in famiglia, e quindi... Che ben presto sarà lui pure qua, quindi... Ecco. Per me è un onore avercelo, perché io sono cresciuto con lui, abbiamo fatto molte serate. Io ancora non ho detto il nome, però...
Ok, e questo DJ appunto è Francesco Luv, che è molti anni appunto, sono molti anni che suona, e diciamo quindi diventando più grandi io sempre ho conosciuto un po' di più quello che era l'ambiente così, e sicuramente avendo lui che faceva questa cosa mi ha spinto anche a me, diciamo, è stata una cosa... E quindi ha dato l'impulso di diventare DJ. Sì, diciamo è partita da lì, poi ho cominciato per provare, diciamo magari compleanni all'inizio, però è stata sempre una cosa che mi è sempre rimasta, diciamo, da quando l'ho iniziato a fare, quindi è una cosa che mi piace, insomma. E la porteresti avanti anche se un giorno hai poco tempo? Allora sì, penso di sì. Diciamo ora come ora sento che è una cosa che potrei continuare tranquillamente a fare. E sì, penso di sì. Ma quando sei in console cosa provi? Cioè, c'hai emozioni forti, vedere le persone ballare mentre che tu suoni ti fa piacere? Beh sì, sicuramente il fatto che le persone apprezzino quello che tu fai mentre suoni è sempre una cosa bella. E c'è un po' di ansia prima che uno suona. Bene, è normale, quella c'è sempre, dai. Però lì, belle emozioni sicuramente, sì, belle cose. Quante volte in una serata, diciamo, ti vengono chieste delle canzoni e tu dici sì, adesso la metto e poi dopo non la metti? Diciamo che capita spesso, adesso capita molto più in feste magari come compleanni, feste magari un po' più intime. Vabbè, compleanni è una cosa logica alla fine, dai. Però dicono in serate penso capita. Le proprie serate capita, però non è sempre possibile appunto questa cosa, quindi uno dice sì, dai, dopo tipo, la metto, vedrò se posso metterla. Faccio questo esempio, tipo metti che stai suonando Laus, ti sì. viene chiesta cioè, Despacito. Ecco. Non è proprio una richiesta delle migliori, però ci si prova. No, vabbè, adesso era giusto per ridere e scherzare un po', sì. giusto per rimanere certo, un po' certo. nell'argomento musica, però ecco. Però a te ti piacerebbe suonare proprio house? Eh? Sì, house, anche house che va più sul commerciale, diciamo artisti come Axel Ingrosso, Martin Solveig, Alesso, che sono quelli che seguo di più appunto. E quindi sì, questo è il genere che mi piacerebbe fare di più, insomma. Ma dimmi una cosa, hai mai voluto produrre qualcosa in questi 3 anni che hai scoperto, diciamo, questa passione? Sinceramente non ci ho ancora pensato troppo, non ho ancora pensato troppo a questa cosa, anche perché penso ci sia ancora tempo se uno per queste cose, insomma. Beh, a voglia. Quindi allora hai 17 anni, penso. Quindi dai, esatto. C'hai tutto il tempo davanti. No, l'importante è che a te ti piace e che trovi, diciamo, la forza giusta per andare avanti con questa cosa, perché sì. non è facile, sì. Non lo so, io stavo pensando, ultimamente stai facendo serate, di come ho notato, tra virgolette, che poi dopo parleremo pure dello staff in cui sei, sì. che è il Noise Events, sì. Events, scusa, no. Io c'ho il vizio di dire Events, se, quando che c'era Alessandro Conti mi diceva Events. Quindi, ma no, va bene, e dopo ne parleremo, almeno vediamo un attimo di cosa si tratta questo, cioè cosa fate voi dello staff, cioè parliamo un po' dopo del generale dello staff. Okay. E questa passione, quindi tu la musica già era da fin da piccolo che ce l'hai avuta? Sì, è una cosa che c'è sempre stata comunque. Ma perché oltre Francesco che fa il DJ, ma in famiglia tua qualcuno che andava a ballare o che va a ballare tuttora, tipo i tuoi genitori? Ora sicuramente i miei genitori alla mia età andavano spesso a ballare, poi diciamo anche il babbo di mamma era un direttore d'orchestra, quindi diciamo che in famiglia diciamo molti hanno fatto musica, quindi sono stati a contatto con questo ambiente e si è un po' trasmessa questa cosa. Quindi hai preso un po' la piega, sì, diciamo, tra virgolette, lo diciamo, dai, è stato così, però no,
L'importante è che riusciamo sempre a trasmettere le cose bene a chi, quando abbiamo il pubblico davanti, a far capire che è un divertimento sano e puro, sì, perché molte, certo, persone lo prendono diversamente, sì, come tu già sai. Intanto salutiamo il nostro caro amico DJ Pierre che ci sta salutando, ma non è Pier Francesco Marchesini, okay. No, è un altro DJ Pierre, sì, che è stato poi la settimana scorsa qua con noi, okay, quindi pure lui è un DJ, però lui fa il latino, infatti sapevo che sicuramente mi immaginavo che mi stava ascoltando, quindi apposta ti ho buttato nel latino perché c'è sicuramente qualcuno che ci ascolta sempre. Senti, emozionato? Un po', dai, diciamo che essendo la prima volta un po' c'è un po' di emozione. Ah, vabbè. Senti, nei locali, sì, al giorno d'oggi, da DJ a cliente, che tu sei passato così, prima eri cliente e poi, sì, dopo, diciamo, cliente, sei poi passato a DJ. La differenza da due punti di vista? Beh, diciamo, ora molto spesso quando vai da cliente in serate importanti, in cui sono ospiti importanti, diciamo ci possono essere lamentele della troppa gente, diciamo puoi stare molto stretto, quindi uno magari dice che bello, vorrei stare lassù magari in console, può capitare, però diciamo io ora, cioè, nonostante faccia il DJ, andare come cliente mi piace lo stesso e, diciamo l'unica differenza è che, diciamo, sei lì, ti guardano tutti e c'è molta più attenzione su di te, appunto. E se vai come cliente, diciamo sei più tranquillo, fra virgolette, forse sei più con i tuoi amici, però sei con gli amici, sono belle entrambe le cose. Alla fine, anche se sei in console, sei sempre con un gruppo di amici che, sì, come te, no, suonano, certo. E trasmetti quell'emozione o quello che vuoi trasmettere tu, sì, alla, sì, clientela, ecco. Una volta che tu sei cliente, è il contrario, ti viene trasmessa, esatto, quella, sì, passione, sì, la voglia di ballare, la voglia, esatto, di divertirsi tutti insieme. E un'altra cosa che io sono curioso, ma hai mai provato, diciamo, a fare qualcosa di diverso al di fuori della musica? Nel senso, invece che DJ, provare altre cose tipo cantante? No, non ho mai provato, non sono neanche mai stato troppo interessato a fare certe cose e non ho neanche mai suonato nessun tipo di strumento e avrei piacere a suonare qualche strumento tipo il pianoforte, esempio, non so, però no, a fare canzoni mie, scrivere, comporre, non ho mai, no, non ci ho mai pensato ancora. Senti, spieghiamo un attimo il tuo genere. Tu hai detto che ti piace suonare l'house, però sì, ti adegui a quello che hai. Certo. Il genere musicale house, che differenza c'è tra il resto tipo commerciale, progressive e quant'altro, dai? Ora, diciamo che secondo me il genere house, per i miei gusti personali, è un genere che a me fa più divertire, diciamo, quindi mi diverto molto più a sentire canzoni house, magari house commerciali, che magari una canzone come può essere un Despacito oppure altre. Quindi, diciamo, per il mio divertimento personale vuole dire molto questa cosa. Vado in un posto in cui c'è musica del tipo house commerciale, diciamo, è una cosa molto importante, secondo me. Invece per quanto riguarda, metti che c'hai una, allora ti viene offerta una serata latina. Sì. Latina reggaeton, fai molto. Che faresti? Beh, penso che direi di sì, comunque. Cioè, questi poi sono gusti personali, però comunque se c'è la possibilità di fare una serata, suonare, direi comunque di sì. Ho capito. Dopo facciamo un DJ set. Ok. Voglio vedere, vabbè, quello che tiri fuori, vabbè, dalle tue armi. Io già t'ho sentito. Sì. Senti, eventi, prossimi eventi in data? Ora, prossimi eventi, ancora devo uscire il prossimo evento di Noise con Euforia, quindi ancora la data sarà da vedere. E quindi niente, diciamo, feste comunque per le prossime, che già so, penso feste private, ma... Vabbè, feste private... Diciamo questo. Ho
Che... niente di più per adesso. Senti, facciamo un piccolo break, ritorniamo subito dopo con New Talent Music Radio TV.